Sto provando a farmi una cultura, ormai sono in quell'età in cui la conoscenza è un piacere, se non ne so abbastanza mi sento un po' in colpa. Sì, ho studiato, ma c'è sempre qualcosa che non so. E allora ho smesso di guardare TV spazzatura. Adesso, quando sono a casa, guardo per ore e ore Discovery Channel e History Channel, sempre Discovery Channel e History Channel, e su squali nazisti so tutto. Ci stava l'applauso, eh? Comunque non sono poi così cattivi come quasi tutti pensano. Gli squali, ovviamente. I nazisti, brutta roba. Ma gli squali, grandiosi. Davvero incredibili, ok? Localizzano un pesciolino che si dibatte grazie agli impulsi elettrici delle vibrazioni che captano mediante sensori sui fianchi. La vista non serve, ma al contrario di quel che si crede, hanno anche occhi molto buoni, ok? Possono annusare e pregustare la più lieve secrezione umana di sangue e sudore, una parte per miliardo a 1,5 km. Avrebbero trovato Anna Frank in un secondo. Altro che i nazisti. Ho visto quella casa, è piccola. E non appena entravano, va bene, andiamo. Scusi, non possiamo guardare al piano di sopra? No, non c'è, andiamo. Ma scusi, non lo senti il ticchettio? Insomma, è riuscita a scrivere un libro intero. Il finale è un po' brusco, nessun sequel, peccato. È stata un po' pigra. Argomentino delicato per un monologo comico. Ma voglio dirvi una cosa sull'Olocausto, e questo ben sapendo che rischio il collo, ma secondo me è stata colpa di Hitler. Beh, il capo era lui. Il vecchio Adolf. Anche il nome è morto, vero? È morto con lui, giusto? Cioè, nessuno chiama un figlio Adolf, a scuola non si trovano molti Adolf, un sacco di Brad e Angelina, ma non. Cioè, non sentiamo Brad presente, Angelina presente, Adolf Heil, no. Lo faccio sempre in un lampo, così nessuno mi fotografa. Eppure, in molti lo giustificano, c'è chi dice, sì, cose tipo, era stupido, influenzabile, non voleva farlo davvero. Come sarebbe non voleva farlo davvero? Dicono, no, è stato influenzato da un filosofo, Friedrich Nietzsche, ok? Nietzsche infatti scrisse un'opera in cui si parlava del superuomo e disse che non tutti nasciamo uguali. E Hitler lo ha frainteso ed è successo un gran casino. E immaginiamo questo grande pensatore che scrive quest'opera, e allora Hitler lo convoca e gli dice: va tutto bene? Sì? Tutto bene che vuole? Ho letto il tuo libro. E allora lo adoro. Uomo e superuomo, non siamo uguali, uccidiamo gli ebrei. Come? Non siamo uguali, uccidiamo gli ebrei. Non l'ho mai detto. L'ho letto tra le righe. Io non volevo dire questo. È terribile. E quindi lei sta uccidendo gli ebrei? Come? Sta uccidendo gli ebrei? Ecco, sì. Un pochetto. Perché? Qualcuno. E quanti? 6 milioni. 6 milioni? D'accordo, basta così, mi fermo. Mi fermo a 6. Terribile, basta, ho detto. Resta a cena? Sì, ma la prego, legga un po' meglio in futuro. Promesso, sta scrivendo altro? Sì, ma non so se faccio bene a parlarne. Non prenderò spunti, come si intitola? Il nuovo libro è Zingari, ne abbiamo bisogno?